tra i 29 e i 32 c'è una persona che tu conosci, molto narcisa, che ti irritava e desiderava tanto sentirsi scelta in modo ossessivo. La persona narcisa era la mia vecchia fidanzata. Ok. Germano, 48 anni, 17 del 4. Hai una forte matrice da conflitto di abbandono. Piace di questo, infatti. Non è morta, mi ha abbandonato. Quindi l'abbandono è lo stato puro, come si diceva. Cosa succede in questo caso? Vivi il ruolo della mamma. E l'abbandono viene visto come è colpa mia se la mia mamma se n'è andata. Lettura da parte dell'inconscio. Nelle relazioni prendi un ruolo che è un mix tra uomo e donna. Non in senso negativo. Tu a livello, per esempio, sessuale, hai il numero più elevato che esiste. Tu penserai, mia madre non mi voleva. Ma sai che in realtà quello che era appesantito da una potenziale gravidanza e nascita in realtà era tuo padre. Quando tua mamma era incinta di te, ha dei pensieri che sono pesanti da un certo punto di vista. Ti trovi con tuo papà che è un po' in difficoltà. Lui è stato abbandonato. Eccolo qui, il programma. Questo dà conferma di quello che io ho detto. Perché futuro padre che è stato abbandonato nell'atto di generare figli, beh, ci pensa due volte, perché teme di generare sofferenza tanta quanta ne ha vissuta lui. È tutto un lavorio interiore questo. Cioè, ma hai mai avuto un male a un ginocchio per caso o all'area attorno ad un ginocchio? Sì, anni fa. Però, come ti ho detto, è iniziato. C'è stato del dolore, ma è servito per cancellare parte della memoria. Il dolore o la malattia, come direbbe Hammer, la malattia è l'inizio della guarigione. Tra i 29, 30, 31, 32 mi sono tenuto anche un po' largo. C'è una persona che tu conosci, molto narcisa, che ti irritava e desiderava tanto sentirsi scelta in modo ossessivo. La persona narcisa era la mia vecchia fidanzata. Avevo visto giusto allora. Non avevo il coraggio di dirtelo. Ok. Tu eri l'elemento donna e lei l'elemento uomo. È una questione proprio di scambio di uso di emisferi, ecco. Certo, non vedi bene questa fidanzata, però devi cercare di percepire anche un fatto che dentro di te tu hai anche paura di attirare il meglio. Perché? Perché temeresti di soffrire troppo dell'abbandono.